Salve a tutti amici, sono Nicron e benvenuti in questo nuovo episodio di Discipolo 2 Dark Prophecy con l'Impero. Riprendiamo la seconda missione, ragazzi, perché è da tempo che non giochiamo a questo gioco. Andiamo a capire un po' come riprendere la missione. Abbiamo i dannati alle porte, abbiamo pure i clan dei nani nelle vicinanze. Quello che serve a noi è metterci in contatto più rapidamente con i nani per cercare la nostra alleanza. Quindi, per prima cosa, andiamo a sviluppare la corporazione, così ci permette di tirar fuori un bel ladro da infiltrare nelle squadre nemiche. Sì. Ok, concludiamo il nostro turno. Veramente un gran bel gioco, ragazzi, ed è difficile non giocarlo. Anzi, ho trovato questo piccolo spazio di tempo da dedicargli e quindi finalmente andiamo a completare anche questa missione, dai. Con tutta la buona volontà che abbiamo. Quanti bei dannati, eh? Cosa farà il povero ladro? Sicuramente è andato a infiltrare una spia nel loro esercito. Ok. Andiamo giù. Campione orco. Davanti alla porta. Oppure saliamo su W. Qual è la mia missione? Allora, recuperiamo col ladro quello che c'è qui dentro. Pergamena dello scudo di ghiaccio. Lo usiamo pure per esplorare la mappa. Abbiamo un capo furfante che affronteremo nel prossimo Per il turno. nostro signore. Nel frattempo, Tamara, facciamo avvicinare per andare a piantare un bel bastone sulla mana dei dannati. Quello lì è da eliminare. Povero nano che è stato fatto fuori dai dannati che si stanno avvicinando in quantità industriale. Ben tre leader in quella zona. E un quarto qui sotto. Che lamenti strazianti. E allora, io direi che per prima cosa abbiamo bisogno di Ai suoi esperienza. ordini. Non sappiamo chi c'è in quella squadra. Non abbiamo bisogno di tanta per far passare di livello almeno il cavaliere. Il dendro è ben difesa. Mettere la rita dell'orco in pericolo, dell'orco, del prete. Proviamoci. All'attacco! Abbiamo bisogno di città, quindi per prima cosa cerchiamo di difendere il nostro sacerdote. Fa male da morire. Allora, difendi il cavaliere. Ok. Cerchiamo di far funzionare la nostra strategia. Dai, eliminali. Peccato, vediamo subito una botta dell'orco. Ce l'abbiamo fatta. Vai, prete. Rifocillati. 25 di esperienza. E la città è nostra.
Cosa volere? Troppo tardi per te, Agrak schiacciarti. Siamo messi bene. Per il nostro Signore. Agrak chi è? Sarà qualche campione orco o un re orco nelle vicinanze. Allora, te per adesso attacca il ladro che è nascosto Vedrai che dietro la fuggirà. roccia. Andiamo. Velocizzare Ancora? il ladro, lo mettiamo qua davanti in caso d'attacco nemico. Andiamo alla capitale, vediamo cosa possiamo costruire. Allora, cavaliere imperiale, assassino imperiale, già abbiamo tutti i livelli per quanto riguarda il sacerdote. Sì. No, ma io non mi muovo. Non ci arrivo comunque. Quindi lasciamo perdere. E concludiamo il turno. Ha cambiato strada, eh? Ha cambiato strada. Paura, eh? Paura. Dobbiamo allearci con i clan dei nani per poterci riprendere Uther. Egli è il salvatore di cui tutti parlano, il Signore Supremo che ci ha benedetti. Lo so, però la situazione è parecchio drastica. Qui abbiamo un campione orco, per adesso vediamo se riusciamo a prendere abbastanza esperienza All'attacco. dal capo Fuffante. I Fuffanti hanno molta iniziativa. Quindi attaccano spesso per primi. Vai, mago. Bravissimo. E mori. Ci siamo quasi, eh. Soprattutto per il cavaliere. Sì? Qual Torna giù. è la mia missione? Vediamo se riusciamo a fare una bella festa dei veleni. Questo. 55%, proviamoci. Addio spia. Piccolo passo falso, la città è vuota, andiamola a difenderla con tre cavalieri e un bel arciere dietro. Per il nostro Signore. Sì. Ok, e anche questo turno è finito. Ora è il momento di creare tanti leader secondari, ragazzi, che devono spalleggiarci, quindi difendere le nostre manovre d'attacco. Non possiamo sempre puntare su un solo leader, soprattutto quando il nemico ne ha una bella scorta. Per il Allora, nostro te Signore. chiamo un bel bastone qui. Consolidiamo la risorsa. Ai suoi ordini. Io vorrei evitare lo scontro con questo campione orco perché mi sembra parecchio duro da battere. Anche se mi serve l'esperienza e devo assolutamente vincerla. Vediamo se abbiamo la possibilità di qualche incantesimo aumenta il danno del 10%. Vediamo se possiamo invece portare avanti qualche incantesimo sulla capitale. Vediamo un po'. Terra ridotta nella nebbia, invoca armatura viente, cura 30 punti di vita dell'obiettivo.
Mana diamante non ce l'abbiamo. Quindi vediamo un po'. Forza. Iniziativa. Fulmine. Vera vista. 400, non sono pochi. Quindi magari un po' di iniziativa. Quindi per il prossimo Mi turno ha il chiamato nostro Sora. Nikron sarà munito di velocità. Quindi un bel po' di iniziativa in più. E di forza. Dai, abbiamo delle pozioni magari dietro, ancora non abbiamo trovato nulla a riguardo. Quindi, All'attacco! campione orco, eccoci qui. Per prima cosa l'arciere deve fare fuori un arciere. Con la nostra grande iniziativa cerchiamo di fare dimezzare la forza dell'orco. Va bene così. Cavolo, che forza che ha. Ok. Devi pensare a te stesso. E te ammazzare 75. Dovrei farcela perché il danno è 17. Adesso io mi occupo di lui. Ok. Tele Goblin. Va benissimo, va benissimo. Ottima strategia. Pensa a te stesso. 42. Ci siamo, ragazzi. 14 punti per diventare cavaliere imperiale. Per il nostro Signore. E così conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social e ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!